È questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia. L'odierna festa dell'Immacolata Concezione ha uno specifico messaggio da comunicarci. Ci ricorda che nella nostra vita tutto è dono, tutto è misericordia. La Vergine Santa, primizia dei salvati, modello della Chiesa, sposa santa e immacolata, amata dal Signore, ci aiuti a riscoprire sempre più la misericordia divina come distintivo del cristiano. Non si può capire un cristiano vero che non sia misericordioso, come non si può capire Dio senza la sua misericordia. Bentrovati alla seconda edizione del TG6, come abbiamo visto in apertura è iniziato oggi il Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco e in Abruzzo saranno 22 le porte sante che verranno aperte per l'occasione. All'Aquila, quella di Collemaggio, la prima della storia della Chiesa, non verrà aperta per i lavori di restauro della Basilica. In via straordinaria verrà utilizzata invece quella di San Bernardino. Giorgio Alessandri. In Abruzzo saranno 22 le porte sante che saranno aperte in occasione del Giubileo della Misericordia, oggi al Via in Vaticano. Si inizia sabato 12 dicembre al Santuario di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso, dove il Vescovo di Terra Moatri anticiperà l'apertura di una delle porte che attraversando le purificheranno i fedeli dai peccati. È invece il giorno di Santa Lucia, nella terza domenica d'Avvento, il 13 dicembre, che le 7 diocesi abruzzesi hanno previsto l'apertura delle porte verso la Redenzione. L'evento riveste per l'Abruzzo un'importanza rilevante, perché fu proprio Celestino V che istituì l'indulgenza plenaria. E ci troviamo di fronte al portone principale della Basilica di San Bernardino, quella che quest'anno è stata individuata dall'Arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, come chiesa giubilare, in quanto appunto la porta santa della Basilica di Collemaggio, la prima della storia, è attualmente inutilizzabile in quanto sono in corso i lavori di ristrutturazione della chiesa. Quindi dal 13 dicembre, il giorno in cui il Santo Padre ha comunicato l'apertura delle porte sante, questa qui sarà aperta ai fedeli che potranno lucrare l'indulgenza. Ed ora passiamo alla cronaca. Incidente mortale lungo la strada statale 16 Adriatica, poco prima delle 13 al bivio delle Morge. Un giovane di San Salvo Bernardino Cerroni, di 38 anni, è deceduto sul colpo per le conseguenze dell'incidente avvenuto mentre si trovava a bordo di uno scooter su quale viaggiava anche la moglie. La donna, di 35 anni, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara, dove è stata trasportata in elicottero poco dopo l'incidente. L'uomo lascia anche due figli piccoli. Il mezzo si è scontrato con un autocarro che si stava immettendo sulla statale, probabile causa dell'incidente una mancata precedenza. Presenti sul luogo dell'incidente la Polizia Stradale e Carabinieri di Ortona che indagano sul fatto. Ed ora ci fermiamo un attimo con il nostro giornale per collegarci con la pagina sportiva. Apriamo la pagina sportiva perché ci sono cambiato il risultato alle 18:30. È iniziata la partita Brescia-Pescara. Ci colleghiamo con Paolo Renzetti per vedere quali sono gli aggiornamenti. Paolo.
Sì, mi dai la linea mentre stanno esultando i giocatori del Brescia sotto la curva. 20 secondi fa il vantaggio della formazione di casa con Leandro Gay con un tiro dall'interno dell'area di rigore, un missile, pallone che si è insaccato proprio sotto l'incrocio dei palli, nulla da fare per Aresti, dunque al secondo tentativo il Brescia si è portato in avanti con questo gol di Alessandro Gheico. Brescia in vantaggio, ancora una mezza ingenuità della difesa del Pescara, il giocatore in maglia blu con la maglia numero 19 ha avuto tutto il tempo di controllare il pallone, di girarsi e di scaricare alle spalle dell'incolpevole Aresti. Siamo al 34esimo, da un minuto il Brescia Elisa conduce per 1-0 sul Pescara. Ricordo il gol di Gheico, linea allo studio. Continuiamo con il nostro giornale. A Chieti il sindaco di Primio annuncia la riapertura della colonnetta chiusa al traffico dopo la frana causata dalle piogge. Francesca Romanatesti. È stata annunciata la riapertura della colonnetta. Dopo la frana che è avvenuta si parla di un periodo in cui si farà soltanto senso unico, però già al lavoro il comune e poi erano stati chiesti anche dei soldi per gli altri danni. Sì, soltanto 10 giorni sono passati da quel venerdì e sabato in cui abbiamo avuto per davvero una emergenza importantissima sulla città, perché la colonnetta è la strada di collegamento principale tra la parte alta e la parte bassa di Chieti, ma con il lavoro fatto prima dei dipendenti comunali per l'intera notte per ripristinare il servizio idrico con una nuova linea e poi con una ditta a cui abbiamo affidato in somma urgenza i lavori per alleggerire il fronte della frana in modo da non gravare troppo sul muro già compromesso che lo conteneva, che è proprio quello che poi guarda sulla via Colonnetta, credo oggi di poter dire che siamo ad un punto che è quello della ripartenza. Che cosa intendo dire? Intendo dire che ora siamo in grado, ieri abbiamo deciso e domattina faremo un nuovo tavolo tecnico per individuare il cronoprogramma, ma abbiamo deciso la riapertura entro la settimana almeno di una corsia della via Colonnetta, con la messa in sicurezza della stessa attraverso una linea di New Jersey in cemento armato e il lavoro che continua sul fronte della frana. I lavori sono importanti, abbiamo bisogno, così vengono stimati, almeno di 500.000 euro per poter ripristinare i canoni di sicurezza di quella scarpata e poi chiaramente dobbiamo ripristinare la filovia, ripristinare la rete elettrica, ma anche fare una nuova linea dei servizi idrici integrati, perché ovviamente su quel fronte non è più possibile farli passare. Nuova parentesi sportiva, torniamo allo stadio Rigomonti, è cambiato nuovamente il risultato. Paolo. Sì, da 30 secondi il raddoppio del Brescia, incredibile, la squadra di casa in 120 secondi ha segnato 2 gol dopo il vantaggio di Gheico al 33esimo, al 35esimo Mazzitelli con un tiro violento ed angolato ha messo ancora una volta il pallone alle spalle del portiere bresciano Stefano Minelli, dunque Brescia 2, Pescara 0, Pescara che appare come un pugile suonato. Squadra bianca-azzurra che è riuscita nell'impresa di subire 2 gol in 2 minuti, disattenzioni, 2 ingenuità della difesa adriatica hanno permesso al Brescia di segnare 2 gol, lo ripetiamo in 2 minuti, siamo al 37esimo, Brescia 2, Pescara 0, ricordo al 33esimo il vantaggio di Gheico, al 35esimo il raddoppio di Mazzitelli. È tutto per il momento da Brescia, a te la linea lì. Eccoci all'Aquila, per il 7° anno consecutivo il Natale verrà festeggiato in un'atmosfera di messa e tra le macerie del sisma nelle case popolari di San Gregorio, dove la ricostruzione è ferma e tra i resti delle abitazioni spuntano discariche a cielo aperto. Vediamo. Di natalizio tra le case popolari di San Gregorio, frazione a 2 passi dall'Aquila, c'è ben poco e sarebbe difficile per chiunque, sapendo che per il 7° anno consecutivo le abitazioni sono incastonate ancora tra le macerie, quelle del sisma, e vere e proprie discariche a cielo aperto, frutto dell'inciviltà delle persone. Ed allora, in chi è tornato a vivere in quel contesto, lo scoramento ha preso il posto della speranza nel futuro, come ci spiega Franco Marulli della Sto Casa UGL. Abbandonati, completamente abbandonati, e soprattutto adesso che si avvicina il Natale non c'è festa perché gli abitanti stanno nella tristezza, lo vivono nella tristezza perché si sentono fortemente abbandonati dall'amministrazione comunale.
Avete avuto alcuna interlocuzione con la politica? Avete avuto delle rassicurazioni? Insomma, le persone si sentono un po' abbandonate? Sì, abbandonate completamente, ma poi non c'è comunicazione fra l'amministrazione e gli abitanti che vengono qua, anche se ci stanno delle proposte di legge che dicono che hanno i soldi che dovrebbero mettere a posto il quartiere, ma solamente un parlare nelle stanze, non c'è comunicazione, gli abitanti stanno completamente abbandonati. Si inizia a perdere la speranza adesso? Completamente, la speranza, prima c'era un po' di speranza, c'era la voglia di lottare, ma nell'abbandono manca anche la speranza. A Pescara invece questa mattina le vie del centro si sono popolate, tantissime le presenze per il primo giorno dello shopping natalizio. Vediamo. Dicembre è tempo di shopping, o almeno così si dice. Il primo giorno di festa si trasforma in un'ottima occasione per visitare negozi, farsi un'idea e iniziare a pensare quanti farne, a chi e soprattutto al budget totale. Pescara si popola di potenziali acquirenti e scatta così il countdown al Natale 2015. Faremo regali solo alle persone più strette, diciamo, genitori, sorelle, insomma, nulla di più. Io al momento non ho ancora pensato niente, però quest'anno si spenderà poco, pochissimo. Il budget di spesa si sa? 200 euro. Penso giusto ai familiari più stretti e basta. Budget di spesa già si sa? Sì, diciamo abbastanza ridotto come anche l'anno scorso. Diciamo 50-100 euro, dipende dal numero di regali. E gli amici, i regali? Gli amici? Sarebbe bello una bella vacanza, però non lo so, dipende, c'è un po' di crisi dal budget. E invece i regali si ricevono ancora, chi ve li fa? Ma speriamo di ricevere qualcosa, per adesso non abbiamo ancora ricevuto niente. È il primo giorno, quindi oggi si esce per vedere? Sì, oggi vediamo un po' cosa c'è in giro e magari compriamo anche qualcosa. Alberi di Natale anche nei quartieri periferici della città di Pescara. L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'intervento del Parco Nazionale di Abruzzo e Molise. Quest'anno Pescara regala un Natale speciale ai suoi residenti. Grazie ad un accordo con il Parco Nazionale Abruzzo-Molise verranno distribuiti alberi natalizi anche nei quartieri periferici della città. Una novità richiesta proprio dai cittadini per arredare aree di recente riqualificate. Quest'anno abbiamo deciso di donare, di dare un albero di Natale, un abete, ad ogni quartiere, associazione o cittadino che ce n'abbia fatto richiesta. Tutto è partito il 10 novembre con una lettera scritta dai cittadini di Largo Baiocchi al sindaco, in cui gli chiedevano appunto se potevano avere un abete di Natale da poter addobbare insieme, e da lì ci siamo attivati. Le richieste sono state diverse, quindi abbiamo fatto in modo di recepire un numero di abeti veri, ovviamente, che ci sono stati donati dal Parco d'Abruzzo grazie alla collaborazione del sindaco di Lecce dei Marsi, che abbiamo oggi stiamo finendo di distribuire in realtà in tutte le sedi di Pescara. Nello specifico saranno posizionati Largo Baiocchi, Borgo Marino Sud, Fontanelle, presso Villa Sabucchi, Lanfas, al Parco dei Risi, Salina Casa e a Piazza San Camillo dell'Ellis. Dal canto suo il Parco Nazionale coglie l'occasione per ricordare l'importanza della sensibilizzazione e della responsabilizzazione verso i temi dell'ambiente e della natura. Ma è una richiesta che abbiamo accolto molto favorevolmente, anche perché riteniamo che l'esperienza dei parchi vada portata, come dire, anche fuori dai parchi, e questa è un'occasione simpatica, bella, in occasione del Natale, di poter collegare due territori, la città di Pescara sul mare con il parco storico dell'Abruzzo, il parco d'Abruzzo, Lazio e Molise. Poi questi alberi non finiranno la loro carriera per il Natale, cosa succederà dopo? Ma questo, diciamo, noi li doniamo al Comune di Pescara, quindi immagino che il Comune di Pescara sceglierà una collocazione adeguata anche per la continuazione della vita di questi alberi. A Chieti un cartellone ricco di eventi, iniziative organizzate da associazioni e categorie di commercianti per stimolare lo shopping nelle vie del centro e combattere così la crisi. Chieti si è mossa su più direzioni e abbiamo inaugurato sabato sera il Teatro Winter Festival, che è un festival di musica jazz che vedrà protagonisti diversi jazzisti di fama mondiale e internazionale, e 6 concerti, di cui 4 a pagamento al Supercinema e 2 saranno gratuiti, e parte del ricavato andrà in beneficenza, il tutto con la direzione artistica del maestro
Michele di Toro. Proseguiamo oggi con l'inizio di una serie di mercatini che vedranno coinvolte sia la parte alta che la parte bassa della città. Il tutto con la collaborazione non solo dei commercianti ma proprio delle associazioni di categoria. Oggi Corso Marruccino, poi il e inizieranno anche quella a Piazzale Marconi, che sarà un mercatino permanente dall'8 diciamo al 24 dicembre. Poi ci saranno sempre il 12 e il 13 a Chieti Scala una serie di mercatini, il 20 ci sarà quello della Confcommercio lungo il corso, il 24 e il 25 quello di Casa Artigiani, il 13 a Chieti Scala davanti antistante alla chiesa di San Pio X quello di Confartigianato, e il 26 e il 27 concludiamo con l'antico in piazza. Inoltre abbiamo inserito una serie di eventi e di manifestazioni aspettando Babbo Natale il 19 in via Arnense e il 20 in via De Virgilis. E inoltre ogni negozio che aderirà al concorso La vetrina più bella lo potrà fare inserendo nel proprio negozio un presepe del maestro Di Orio, che è un artista locale che realizza presepe in canna, ed è prevista per la vetrina più votata il premio più bello. Io penso che, visto il quadro economico che abbiamo trovato, vista la situazione anche di crisi, siamo riusciti comunque a fare anche più di quello che ci aspettavamo. Ed ora cambiamo decisamente argomento. L'assessore al sociale del Comune di Teramo pone l'obiettivo per il 2016 sui servizi sociali, garantire gli stessi servizi dell'anno che sta per volgere al termine. Quali servizi sono stati garantiti quest'anno sul sociale? Con il PLNA che oggi approda in giunta abbiamo garantito per il 2015, perché c'è da dire che purtroppo insomma, per i tempi lunghi anche che ci ha dato la Regione, che ci ha scritto la settimana scorsa appunto di mandare il nostro progetto per il PLNA 2015, in realtà arriva a consuntivo, nel senso che abbiamo già realizzato per il 2015 12 dodicesimi ovviamente dell'anno, abbiamo garantito col PLNA gli assegni per la non auto e per la SLA, abbiamo garantito il trasporto per l'autismo almeno una parte e poi l'ADI, che è l'assistenza domiciliare integrata, quindi quell'assistenza che ha bisogno, le persone che hanno bisogno non soltanto dell'operatore sociale ma anche dell'operatore sanitario, tant'è che viene dato in convenzione, in accordo con la ASL. Abbiamo riunito le parti sociali, quindi i sindacati e le cooperative, prima ovviamente di far passare l'atto in giunta, dove ovviamente abbiamo con loro però insomma hanno preso atto e ratificato. Per il 2016 speriamo, e comunque un impegno anche che abbiamo preso con loro, di poterci vedere prima per programmare e poi magari invitare la Regione a progettare, programmare su quelle che sono le esigenze del territorio. Si prevede di garantire gli stessi servizi anche per l'anno nuovo? Beh sì, anche se appunto con i sindacati nella scorsa riunione si diceva che insomma cercheremo anche di vedere se ci sono ulteriori domande, oppure se nel frattempo queste le domande del territorio, le esigenze del territorio sono cambiate, quindi le modificheremo in base anche a queste esigenze, o almeno proporremo questo alla Regione. Notizia poi che c'è da dare. Diversamente dal PLNA, il piano di zona invece la Regione ci ha scritto proprio in questi giorni che anche per quest'anno dovremo prorogare i piani di zona, perché non c'è il piano sociale regionale, non è ancora ovviamente pronto, quindi andremo in proroga con i piani di zona anche per il 2016. Un pegno d'amore contro la violenza di genere. Il pegno è quello della Presentosa, tradizionale gioiello abruzzese, servirà a finanziare il centro antiviolenza La Fenice di Teramo. Vediamo come. Una raccolta fondi per il centro antiviolenza La Fenice della provincia di Teramo, con una iniziativa che si chiama Cuori di Donna. Sì, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza contro le donne, la violenza di genere, è proprio uno dei fini istituzionali della Commissione Pari Opportunità. E contribuiremo tutte noi con il nostro lavoro, ma potrete contribuire anche voi acquistando lungo Corso San Giorgio una presentosa, che è il simbolo dell'amore per tutte noi donne abruzzesi. Con un contributo minimo di 10 euro anche voi contribuirete a sostenere La Fenice e Casa Maia. Il centro La Fenice ad oggi quante donne accoglie? Ben 100. Sono tante, credetemi,
e supportarle è molto importante, perché uscire dal silenzio per una donna violentata è difficile, e quindi tutte noi istituzioni dobbiamo supportarle psicologicamente e con l'assistenza di un legale. Rispetto agli anni passati c'è più intenzione nel denunciare da parte delle donne, visto tutto questo lavoro che è stato fatto? Sì, sono aumentate le denunce e soprattutto sono aumentate le donne che si rivolgono al centro antiviolenza. Per me è molto importante fare questa campagna di sensibilizzazione, perché tante donne non sanno neppure che c'è il centro antiviolenza e quindi non sanno neppure che possono essere supportate da noi istituzioni. Il comprensorio dei Monti della Laga punta a ripartire. Il finanziamento per il nuovo impianto di risalita di Monte Piselli, allo stanziamento per la frana di Ripe di Civitella, passando anche per il progetto della banda larga. Se ne parlerà al convegno La montagna che guarda al futuro, in programma domani a Civitella del Tronto. Si parte con un convegno e poi l'appuntamento servirà a presentare ai cittadini anche tutta una serie di importanti novità che nei prossimi mesi riguarderanno il territorio. Quali sono nello specifico? Primo, il finanziamento per il Consorzio Turistico Monti Gemelli, che serve per fare la revisione generale dell'impianto di risalita. Poi il finanziamento per il consolidamento della frana di Ripe e l'altro contributo per eliminare il digital divide e quindi portare la banda larga su comuni montani come Civitella, Valle Castellana ed altri comuni della regione Abruzzo. Ringrazio la Giunta d'Alfonso, l'assessore Pepe per l'impegno, perché in pochissimo tempo, nonostante la richiesta era di qualche anno fa, hanno portato insieme alla Regione Marche questo contributo di 400.000 euro. Questa è una prova di già appuntamenti fissati dalla Regione Abruzzo e Marco e della microregione adriatica, quindi questa eliminazione delle barriere politiche e geografiche tra le due regioni, che sono unite sia da condizioni economiche simili e sia perché il turismo è intercambiabile tra i vari territori. Ecco, questo importo sarà importante per realizzare il nuovo impianto sciistico. Un ammodernamento quasi totale dell'impianto esistente, un impianto che ha bisogno per motivi di legge di una revisione generale. E poi il progetto della banda larga consentirà realmente di rilanciare il territorio? Sì, anche adesso approfitto magari dell'occasione, visti gli ultimi eventi. Noi fino a ieri mattina a Valle Castellana siamo stati senza telefono, senza illuminazione, quindi senza corrente elettrica e senza internet, per cui per un comune è molto, al di là delle utenze private, per un comune è difficilissimo. Voglio dire che la banda larga, per quanto riguarda il cavo, a Valle Castellana è già arrivato, quindi è sceso da Rocca Santa Maria, è arrivato fino ai confini con Ascoli, adesso bisogna metterci il segnale dentro. E anche quest'anno l'UNICEF ha attivato la raccolta fondi per realizzare una scuola in Africa. Una scuola per l'Africa, questo è il nuovo obiettivo dell'UNICEF, e qui a Teramo si è iniziati con la pilota e ora la vendita dei quaderni. Sì, noi generalmente sotto Natale siamo impegnati con la nostra pigotta, che saremo in piazza l'11 e il 12 di dicembre, però questa volta la Donatella Gramenzi, che fa appunto questo festival, ha voluto adottare come progetto una scuola per l'Africa, quindi saremo presenti al palazzetto dello sport e venderemo proprio per questa occasione i famosi quaderni dell'UNICEF, gli stessi quaderni che l'UNICEF distribuisce in Africa, che hanno praticamente l'esigenza di avere la doppia apertura, perché gli arabi scrivono da destra e sinistra ed altri invece scrivono da sinistra a destra, per la modica cifra di 3 euro. Quindi insomma, aiutateci veramente tanto a fare questa scuola e soprattutto tutto l'impegno che mettono queste ragazze sui pattini e anche questo festival che è pieno di campioni del mondo, quindi aiutateci. Quanto serve per realizzare questa scuola? Allora, le scuole in Africa sono fatte di tantissime cose, perché una scuola può essere fatta in muratura laddove è possibile farla in muratura, ma a volte, credetemi, è così bello all'aperto sotto un baobab, e allora lì occorrono soprattutto gli strumenti, appunto il quaderno, la penna, la matita, cioè più le cose tecniche, e quelle sono più facili da realizzare. Chiaramente le scuole dipende dalla regione dove si vanno a fare, se c'è acqua, se non c'è acqua, e si può andare da un costo minimo, appunto, come dico, di soprattutto di materiale, a un costo massimo, che è quello poi insomma fatto in strutture, in mattoni, ferro, con i bagni, tutte queste cose qui, dipende.
A 40 anni dalla scomparsa di Pasolini, anche a Teramo si svolgeranno eventi dedicati al famoso poeta e regista. Primo appuntamento previsto proprio per la giornata di domani. Anche Teramo ricorda Pasolini a 40 anni dalla scomparsa con una iniziativa che prenderà il via il 9. Sì, il 9 dicembre con la visione del film all'interno dello spazio Officine Indipendenti, Pelo Malo, che è un film venezuelano e racconta la periferia venezuelana. Poi ci sarà un secondo appuntamento il 14 dicembre a Pineto, dentro il centro aggregazione giovanile presso la stazione, con la collaborazione delle associazioni Train e Arci Metexis, che è l'associazione locale dell'Arci, con TC England. Il 16 dentro il comitato di Collatterrato con il film L'odore della notte di Caligari, regista recentemente scomparso e candidato agli Oscar. E per chiudere, all'interno della parrocchia di San Berardo, periferia storica di Teramo, che è stata anche un cinema, e ringraziamo il parroco ovviamente che ci dà questa opportunità, con film La Schivata, che parla proprio dei ragazzi delle Balie, fatto nel 2009. A questi appuntamenti cinematografici si è pensato di adoperare anche un altro linguaggio, lo stesso intellettuale Pasolini ha adoperato nella sua opera, che è quello teatrale, costruendo dagli scritti corsari non solo un reading concerto dal titolo Vi lascio il mondo, che è un verso conclusivo di una canzone scritta per Paolo Pasolini, La ballata del suicidio, con Mariangela Celi, voce narrante, Alessia Martegiani, loop station e voce, e Alessio Fratoni, contrabbasso e fisarmonica. Appuntamenti sono aperti a tutti? Sono aperti a tutti, quest'ultimo appuntamento, il reading concerto, è il 18 dicembre all'Officina. Ed ora apriamo la pagina sportiva e quindi ci colleghiamo con Paolo Renzetti da Brescia, dallo stadio Rigamonti. Vediamo qual è il risultato, se è cambiato. Paolo, a te la linea. Sì, grazie Elisa, brutte notizie da Brescia. No, non è cambiato, ma il Brescia ha chiuso il primo tempo. Siamo infatti nell'intervallo con il più classico dei risultati, 2-0, due gol segnati in poco più di 120 secondi. È accaduto tutto a cavallo fra il 33esimo e il 35esimo. Al 33esimo la squadra di casa ha sbloccato il risultato con Gay, con un tiro con il pallone che è andato a finire proprio all'incrocio dei pali, un tiro violentissimo che non ha lasciato scampo al portiere biancazzurro Simone Aresti, nemmeno il tempo di riorganizzarsi, che Pescara ha subito il raddoppio della formazione di casa micidiale, l'1-2 del Brescia, con il 2-0 segnato da Mazzitelli, in questo caso un tiro altrettanto violento ma angolato, anche in questo caso non ha avuto sicuramente responsabilità il portiere del Pescara Simone Aresti, invece di responsabilità ne hanno avute diverse i difensori del Pescara, ma un po' tutta la formazione biancazzurra, che nella seconda parte del primo tempo ha fatto sicuramente male. Dopo un buon inizio ha permesso al Brescia in pratica in due minuti di segnare due gol e di mettere la partita in una direzione ben precisa. Nel finale della prima frazione di gioco, Elisa, Pescara ha avuto un'opportunità con Gianluca Lapadula, c'è stato un cross di Memusciai, l'incornata dell'ex attaccante del Teramo con il pallone che è terminato di poco al lato. È stato ammonito nel Pescara anche Mandragora dopo un minuto di recupero. Squadre negli spogliatoi con il risultato di Brescia 2, Pescara 0. Ricordo, al 33esimo l'1-0 di Geico, al 35esimo il raddoppio di Mazzitelli. Squadre negli spogliatoi a tra poco per il secondo tempo di Brescia-Pescara. Linea allo studio. Il Lanciano invece domani riceverà il Biondi, il Cagliari, la lista di assenze si è allungata con la defezione in extremis di Ferrari, l'attaccante già domani sarà sottoposto ad esami strumentali assieme ad un altro infortunato, il brasiliano Zeduardo. Ancora nulla da fare per Amenta, squalificati Di Cecco, Bacinovic e il capitano Mammarella. Per il tecnico d'Aversa, centrocampo e difesa quasi da inventare, ascoltiamolo. Una partita sicuramente difficilissima perché giochiamo contro, penso, la squadra più forte del campionato, anche se in questo momento non è prima, però penso che sia la squadra più forte, quindi una partita difficile, ma il bello del calcio è che a volte non sempre la squadra più forte e più attrezzata sul rettangolo di gioco può prevalere su quella magari meno attrezzata, quindi
mi auguro che ci sia una partita di riscatto, perché veniamo da una brutta sconfitta, ma non sotto l'aspetto tanto della prestazione, perché poi il risultato è chiaro che secondo me ci ha penalizzato più del dovuto, dove gli episodi ci hanno girato totalmente contro, dove fino al 75esimo la partita era ancora in equilibrio. È chiaro che dopo quella che ha dato un po' fastidio magari è su un po' l'atteggiamento, un po' una squadra che si deve salvare, ecco, sotto l'aspetto dei contrasti, da prescindere il bel gioco o meno, sotto l'aspetto dei contrasti, della cattiveria, deve sempre rimanere determinata per 95-96 minuti per quanto dura la partita. Ma per quanto riguarda i miei giocatori, penso che quelli che andranno in campo sicuramente vorranno dimostrare, spesso e volentieri magari posso aver sbagliato delle scelte, come è giusto che sia, quindi mi auguro che mi faccia una prestazione d'orgoglio sia nei confronti miei, ma soprattutto anche confrontarsi con una squadra che sul collettivo ha una rosa forte, ampia, dove possono tranquillamente cambiare giocatori, poiché è potenziale. Se ci mettiamo a pensare al potenziale di attacco, c'è Farias, Sauli, Cervi, Melchiorri, ma sono completi in tutte le parti, perché a centrocampo sono giocatori come Di Gennaro, come Barella, che comunque ha già fatto 4 partite in Serie A. La difesa comunque, ripeto, nel complesso ho provato sia Di Matteo che Di Silvestro, una scelta che farò all'ultimo momento. Me lo dite voi prima, così almeno evitiamo dopo le critiche sulle scelte. E dopo la sconfitta col Brescia e l'imprevisto pari interno col fanalino di coda, il Como, il Cagliari, come detto, sarà a Lanciano per tornare a vincere e riprendere la vetta ora occupata dal Crotone. Oltre De Sena saranno assenti l'infortunato Capuano e lo squalificato Di Gennaro. Il tecnico Rastelli cambierà qualcosa e parla così della partita e del suo attaccante Alberto Cerri, ex di turno. Ascoltiamo. No, penso la senta, perché è stato il suo esordio, era un ragazzino sconosciuto e nei primi 3 mesi era quasi capocannoniere, che aveva fatto 6 gol mi sembra in 7-8 apparizioni, poi purtroppo il grave infortunio l'ha tenuto lontano dai campi per 5-6 mesi e ha fatto un po' fatica a rientrare, però credo che sia un ambiente che lui è molto caro. Ma Lanciano è la classica squadra di categoria, che ha fatto molto bene negli anni passati, un campo ostico, campo difficile, una squadra con un modo di giocare ben definito, anche se D'Aversa negli ultimi tempi gli ha dato anche molta imprevedibilità, anche a seconda degli interpreti che ci saranno domani. Quindi sarò ripetitivo, ma come sempre dipende sempre da noi, dalla nostra prestazione, dal nostro atteggiamento, perché lo stiamo scoprendo partita dopo partita sulla nostra pelle, che ogni gara va giocata, va affrontata al meglio delle proprie possibilità, che i pericoli sono sempre dietro l'angolo e quindi siamo pronti per riprendere quello che abbiamo lasciato sul campo domenica. Ma qualcosina cambierò, perché ho bisogno di qualche giocatore fresco, ma soprattutto di qualche caratteristica che reputo mi serva domani per il tipo di partita. Quindi non so ancora quanti le alternerò, però qualche cambio ci sarà. Come ho detto anche la settimana scorsa, naturalmente non posso stravolgere completamente una squadra, però qualcosina verrà cambiato. Il modulo non si tocca, almeno dall'inizio no, poi a partita in corso possiamo sempre valutare variazioni in base a quello che sono le indicazioni anche della gara. Andiamo in Lega Pro, il difensore del Teramo, Nebil Caidi, analizza il difficile momento delle tante sconfitte in trasferta, il rendimento scadente della difesa, il centrale biancorosso conferma poi la delicatezza della gara di sabato contro la Pistoiese. Vediamo il servizio. No, faccio fatica a darmi una spiegazione, perché non riesco a capire il motivo perché in casa riusciamo a fare esprimerci in un modo e fuori casa in un altro. Probabilmente, no, sono convinto che è un fatto mentale, perché magari fuori casa
non, cioè, sei in un ambiente diverso, un altro tipo di... non c'è il nostro pubblico, non c'è la nostra gente magari, però è una cosa che effettivamente sta diventando pesante, perché fuori casa non riusciamo a raccogliere i frutti del lavoro settimanale. È stato sempre il nostro punto di forza la difesa, siamo sempre stati una squadra che non ha mai subito tanti gol da quando sono qua io. A me questa cosa non mi fa dormire la notte, ti dico la verità, perché io sono difensore, quindi non, magari pure un attaccante sicuramente ci sta male, ma io la vivo male, perché per me non prendere gol è fondamentale, preferisco fare 0-0, che me ne frega se poi gli attaccanti non fanno gol, però io il mio obiettivo è non prendere gol, in questo momento non ci stiamo riuscendo, però come ho ribadito prima penso che dobbiamo continuare a lavorare, solo quello è per il mister, ci sta dietro tanto e quindi dobbiamo cercare di seguirlo e di tutti uniti, di cercare di migliorare anche sotto questo aspetto. Penso che nella carriera di ogni giocatore capitano questi momenti qua e quindi bisogna cercare di avere equilibrio, che nel calcio probabilmente non c'è al di fuori dello spogliatoio, perché magari giustamente ci sono le critiche e tutto, però penso che la forza di un giocatore sia cercare di avere equilibrio sia quando vinci che quando perdi. Ecco. Sabato scontro una parità importantissima, come lo sono tutte, però penso che sabato sia speciale perché dobbiamo dare un segnale importante a noi stessi, a tutti, perché dai, bisogna cambiare marcia assolutamente. Ed è iniziato il secondo tempo per Brescia-Pescara, torniamo al Rigamonti. Paolo, a te la linea per qualche minuto di cronaca. Sì, grazie Elisa, siamo giunti al terzo minuto della ripresa, Brescia 2, Pescara 0, Pescara che ha iniziato male anche il secondo tempo, perché 30 secondi fa c'è stato un assolo di Morosini che ha saltato avversari come Birilli, è entrato in area di rigore e si è visto poi ribattere la conclusione quasi a botta sicura. Pescara che ha operato, Elisa, una sostituzione, infatti è uscito Valerio Verre ed è entrato dal primo minuto di questo secondo tempo Marco Sansovini, dunque un Pescara alla disperata ricerca quantomeno subito di un gol per dimezzare le distanze e riaprire una partita che purtroppo sembra quasi chiusa, con il Brescia che continua ad attaccare, formazione in maglia blu, ora in avanti con Embalo, siamo sulla tre quarti di campo del Pescara, il traversone in area di rigore, il controllo di Morosini, pallone all'indietro per Gheio, il tiro ribattuto, ma attacca ancora il Brescia con Kupitz, il settore di destra, pallone all'indietro per Camilleri, il cross nell'area del Pescara, la respinta di Mandragora in avanti, ora il Pescara, il controllo proprio dell'ex giocatore del Genoa, il servizio sulla sinistra per Caprari, avanza la formazione del Pescara in maglio rosso, ancora Caprari sulla tre quarti del Brescia, ancora Caprari non riesce a servire un compagno per l'intervento di Lancini, può ripartire il Brescia in avanti, la squadra in maglia blu continua ad attaccare, lo fa in pratica dal primo minuto di questa ripresa, quando siamo giunti ora al quarto, e va a guadagnare anche un calcio di punizione, vi ricordo è stato ammonito nel Pescara Mandragora, Sansovini campo dal primo minuto di questa ripresa al posto di Valerio Verre, ricordo il 2-0 frutto di due minuti da incubo per il Pescara che ha subito il primo gol di Geico al 33esimo del primo tempo ed il raddoppio di Martinelli al 35esimo, 120 secondi terribili per il Pescara e con 1-2 della formazione di Roberto Boscaglia, davvero incredibile, attacca ancora la squadra di casa, il settore è quello di destra, pallone per il numero 14 Camilleri, questa volta il cross a campanile non proprio dei migliori, con la parata senza problemi del portiere Aretti che ha messo già il pallone in gioco, attacca la squadra in maglia rossa, il Pescara, Benalì, sbagliato il servizio per la Padula, può dunque riconquistare il pallone in Brescia, pallone all'indietro per il portiere Minelli, il rinvio dell'estremo difensore bresciano va a vuoto, Zuparic, fortuna per lui che nessun giocatore del Brescia riesca a recuperare il pallone, può riportarsi in avanti il Pescara, a ripartire la squadra di Massimo Oddo, impietrito in panchina il tecnico del Pescara, probabilmente il momento più difficile
di questa stagione per la squadra bianca-azzurra. Oggi in maglia rossa attacca il Delfino, c'è un cross in area di rigore del Brescia, ma la squadra in maglia blu che ha recuperato il pallone con Colì, poi c'è la posizione di fuori gioco segnalata di La Padula, gioco fermo, calcio bene, di punizione, grazie, in favore del Brescia, 6 minuti, a te la linea Elisa. Brescia sì, grazie per Paolo, riprendo la linea per chiudere l'edizione, la seconda edizione del TG6, poi gli aggiornamenti verranno dati nella, subito dopo il TG6 L'Aquila con diretta stadio in studio Andrea Costantini. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.